sospettavo. Non abbiamo trovato neanche l'ombra del Super Saiyan. Tutti i miei uomini sono impegnati nella sua ricerca. Sono certo che presto lo localizzeremo. Ciao, Vegeta, come va? Ciao, sei venuto fin qui per prenderti una bella lezione. A quanto pare neanche tu sei ancora riuscito a trovare il leggendario Super Saiyan, non è vero? Già, ma non ti preoccupare, perché ci penserò io a eliminarlo non appena lo avremo trovato. Tu cerca di non metterti in mezzo. Oh! Caspita, che bel caratterino, Vegeta, sei sempre di ottimo umore, eh? Su, adesso calmati, Broly. Sento una grande forza. Oh, mi staccherai le orecchie. Piantala di lamentarti. Oh, ciao, Paragas. Cercavo proprio te. Ne ho abbastanza di questo pianeta. Me ne voglio tornare a casa. Senti, e potresti prestarmi un'astronave, per piacere? Anche una piccola, va bene? Allora sì o no? Ciao, genio. Capisco perché volete fondare il vostro impero su un pianeta così inospitale. Non ha senso. Ci siamo, ecco il responso. Può rilassarsi e liberarsi dall'equipaggiamento. Non faccia così, si calmi. Stando al tracciato elaborato dal mio computer, il controller non si è guastato. Le posso assicurare che lei è ancora perfettamente in grado di controllare o annullare a suo piacimento la forza di Broly. Tutto procede come stabilito dal piano. Lo spero per te. Il controller è a posto, non c'è alcun dubbio. Broly, si può sapere che cosa ti è successo? Un momento, Karot! La sua forza deve aver risvegliato in Broly il suo istinto di Saiyan, che è quindi iniziato a liberarsi dal condizionamento del controller. Se questo corrispondesse a verità, allora vorrebbe dire che tutti i miei sforzi risulterebbero